La mostra presenta la produzione degli argentieri piemontesi dalle collezioni di Palazzo Madama, quindi oggetti in argento, disegni, incisioni, ma non solo, e opere che arrivano dai depositi, opere restaurate per l'occasione. L'argento è indagato in tutte le sue forme, dalle monete alle decorazioni per le armi, nelle forme, negli stili e negli utilizzi. Venite quindi a Palazzo Madama a scoprire tutto ciò che abbiamo d'argento. Giovanni Battista Boucheron è forse l'argentiere più importante del Piemonte del Settecento. Qui si autoritrae con un'immagine a pastello molto delicata. Boucheron è infatti non solo argentiere molto bravo, ma anche disegnatore, e abbiamo numerosi disegni di centrotavola, di candelieri, di oggetti per il culto, che vengono poi realizzati in molte occasioni dalle Orfèvrerie Royale, cioè quella manifattura di corte che Vittorio Amedeo III fonda nel 1775 e che da quell'anno viene diretta appunto da Jean-Baptiste. Giovanni Battista è l'autore anche di queste campane coprivivande, che non recano punzoni perché quello che usciva da questa manifattura reale non aveva bisogno di essere certificata, perché già l'uscita da questa bottega era di per sé stesso garanzia. La paiola è uno degli oggetti tipici della produzione dell'argenteria piemontese del Settecento. Si tratta di una scodella con coperchio, due manici e generalmente anche il piatto, che viene utilizzata per assumere il primo brodo che la donna è in grado di bere dopo il parto. Quindi spesso è oggetto di dono da parte del marito per la moglie e anche un dono importante. Ne abbiamo paiole che vengono inviate alle altre corti. L'interno è dorato e al di sotto la paiola reca il punzone dell'argentiere Giovanni d'Amodè, insieme all'assaggio, cioè il controllo che la lega di argento corrisponda a quanto richiesto dalla normativa sabauda. Come distinguiamo una cioccolatiera da una caffettiera? Apparentemente sembrano simili, soprattutto nel caso di queste panciute con il corpo a tortiglioni, ma quello che ci fa capire l'uso di questi recipienti e questo meccanismo, la presenza di questo strumento che viene infilato attraverso la presa nel coperchio e consente di girare il contenuto in modo da poterlo versare senza problemi da un beccuccio piuttosto stretto. Quindi questo è un contenitore destinato alla cioccolata, mentre la caffettiera non ha questo problema. La caffettiera ha un beccuccio, ecco, in questo caso per esempio il beccuccio a forma di musetto felino è tipico dell'argentiere Giovanni Fino, e il coperchio normalmente si apre in maniera tradizionale, il manico è di legno in modo che la persona non si bruci le mani perché l'argento è ottimo conduttore di calore. La diffusione di bevande esotiche come tè, caffè, cioccolata spinge gli argentieri piemontesi a elaborare contenitori sempre più raffinati. Si passa dalle tazze, per esempio, ecco, questo sono trembloses, cioè contenitori in argento in cui la tazza viene maneggiata senza il rischio di rovesciare il contenuto. Oppure le teiere. Teiere che a quell'epoca sono ancora piccole perché il tè si sorseggia in quantità ancora esigue rispetto al giorno d'oggi. Questa in particolare è una egoista, cioè il contenuto è solo per una persona. Piccole teiere di questo tipo potevano anche essere contenute in bauletti con servizi da toeletta, in modo che mentre la donna si usava le cose della toeletta, poteva anche sorseggiare una tazza di tè. Nel 1677 Maria Giovanna Battista emana un editto che riguarda gli argenti. Gli argenti avevano sempre avuto un controllo di qualità, cioè fin dal 600 l'argentiere apponeva il suo simbolo sull'oggetto come una vera e propria firma. In più c'era un controllo che veniva effettuato dai sindaci della corporazione degli argentieri.
Maria Giovanna Battista istituisce una figura, un funzionario di Stato che deve effettuare questo controllo, il controllo della qualità della lega dell'argento che viene usato. E quindi, oltre al punzone dell'argentiere, noi troviamo sugli oggetti il marchio dell'assaggio, si chiama così, e del controassaggio. Allora, questa zuccheriera reca tutti questi punzoni, cioè quella dell'argentiere, l'assaggio, che normalmente è uno scudo sabaudo con le iniziali dell'assaggiatore, e il controassaggio con le iniziali dell'assaggiatore entro un ovale perlinato. In questo modo lo Stato ha il controllo che dalle botteghe torinesi e piemontesi escano oggetti di qualità. Ci troviamo di fronte a un reliquiario settecentesco in argento cesellato e sbalzato. È un reliquiario che raffigura, presumiamo, San Maurizio, perché è vestito con l'abito da soldato romano. San Maurizio, comandante della legione Tebea, subisce il martirio in Svizzera e diventa uno dei santi preferiti dalla Casa di Savoia. Questo reliquiario si trovava nei depositi, l'abbiamo restaurato per la mostra e la sorpresa che abbiamo avuto è che siamo riusciti a trovare il punzone che normalmente non si vedeva. Con la pulitura è venuto fuori il punzone di Giovanni Francesco Paroletto, uno degli orefici più importanti del momento dell'oreficeria piemontese del Settecento. Con il fratello Paolo Antonio, infatti, autore di un bellissimo ornamento da altare, tutto in argento cesellato, che oggi è al Museo Diocesano di Torino e che fu commissionato nel 1748 per il Duomo della città. Tra le collezioni di Palazzo Madama troviamo alcuni argenti ebraici, in particolare questo bel piatto, un piatto che non ha un'iconografia specificatamente ebraica, ma è uno di quegli oggetti che venivano usati nella cena di Pasqua, la cena della Pasqua ebraica. E noi pensiamo che sia un piatto da parata perché è piuttosto leggero. Se io lo prendo in mano, ecco, è un oggetto che si maneggia molto facilmente, oppure può essere usato come vassoio. Durante la Pasqua, la cena di Pasqua, infatti, viene letto la narrazione dell'uscita degli ebrei dall'Egitto e si consumano alcuni cibi che sono quelli, diciamo, del rito, e questo tipo di piatto può consentire sia di portare i cibi che di essere posto in bella mostra nella stanza dove si celebra questa cerimonia. A partire dal 600 il bastone da passeggio entra a far parte della moda sia maschile che femminile, aiuta le donne con i tacchi che si alzano e diventa per l'uomo non solo uno strumento per aiutarsi nel cammino, ma anche in alcuni casi una sorta di arma, perché lo usano perfino i militari accanto alla spada proprio per battere e per dare colpi. I bastoni esposti sono di vario genere, vediamo la terminazione a tau o quelle a pomo, e l'argento diventa un segno distintivo, quindi il bastone assume delle forme decorative che seguono gli stili dell'epoca e che si adattano ai diversi usi a cui sono destinati. La mazza è il simbolo della città di Torino, è realizzata in argento a fusione, a cesello e incisa, e veniva portata dall'usciere nelle cerimonie ufficiali della città. L'usciere stava dopo il sindaco, anticipava i decurioni, cioè quelle persone che erano incaricate dell'amministrazione della città. La mazza questa è la mazza ottocentesca della città, viene realizzata sulla base dei disegni ordinati a Francesco Ladat, che era l'orefice di corte, nel 1769, quindi riprende un modello passato. Ecco, la mazza è un oggetto simbolico molto importante, entra a far parte delle collezioni di Palazzo Madama nell'Ottocento ed è rimasta nei depositi fino all'occasione di questa mostra in cui è stata restaurata e sono stati analizzati i suoi punzoni. La mazza della città di Torino si compone di due parti, il fusto e la testa, che recano i punzoni del primo titolo d'argento in uso dal 1814 al 1824,
e al di sopra una corona turrita che ha invece ai punzoni del primo titolo, sempre d'argento, quindi l'argento migliore di qualità più alta, ma in uso a partire dal 1824, con il punzone dell'argentiere Carlo Balbino, che è attivo a partire sempre dal 24 e per tutto il secondo quarto dell'Ottocento. Ne deduciamo che questa mazza nasce con un'altra corona, la corona comitale con le palle, che era in uso all'epoca, e nel 1849 il sindaco di Torino sostituisce allo stemma di Torino la corona, istituisce questa corona turrita, e quindi anche la mazza viene aggiornata al nuovo stemma.